Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, Reverse Rebirth. Nello scorso episodio siamo stati nella città di mezzo e in questo episodio andremo in un nuovo mondo. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace e partiamo subito! Per Agrabah! Ed eccoci qui ad Agrabah. Ora sono un idiota. Perché? Allora, praticamente sto registrando subito dopo lo scorso episodio. Intanto questa è la mappa. È molto veloce, tutto di qua, boss, poi rifare tutte le stanze di allenamento e poi a dritto. Dicevo, sono un idiota. Perché sto registrando dopo lo scorso episodio, letteralmente dopo lo scorso, e mio Dio, mi sono accorto che non ho episodi. Sono davvero uno sciocco, perché poi devo anche mettermeli da parte per una cosa importante. Mi sono dimenticato di far vedere il mazzo. Intanto, un secondo. Ah, davvero, sono stupido. Ma veramente stupido. Allora, mi sono dimenticato di far vedere il mazzo. Allora, 764, 376, 437, 643, 764, 376, 43 e il ciccio bandito. Infligge danni maggiori se si attacca al nemico alle spalle. Questo è il retroattacco, ve l'ho già detto nell'episodio delle carte nemico. E poi vabbè, la guardia di ferro dello scorso episodio e Malefica Drago. Mio Dio è buona, ripeto. Ora, davvero vi chiedo scusa ora se questo è il mio umore. Poi vi devo chiedere ancora scusa per lo scorso episodio. Mio Dio, quanto ho fatto schifo contro il boss. Purtroppo devo riabituarmi a usare i duelli e company. Perché lo sapete la cosa più buffa? Io mi ricordo poco della storia di Riku, ma non ho fatto la test run della storia di Riku. Mi sono solo limitato a fare la storia di Sora, la test run. E poi mi sono detto, dai, la storia di Riku è semplice. Col cavolo, molto cavolo. Allora, cerchiamo di andare spediti, molto spediti. Allora, perché non voglio rifare come lo scorso episodio. Anzi, non voglio fare come lo scorso episodio. Perché davvero, wow, ho fatto veramente schifo contro il boss, ripeto. Allora, ok, buio fiacco, ripeto, tenetevi bui fiacchi. Ok, sto controllando il... Ok, sì, l'ho attivato, bene. Perché se non si attiva devo ricominciare e perdo assolutamente tempo. Mio Dio, banditi, andate via. Oggi voi... Anzi, oggi io sono il vostro incubo. Ora, piccola cosa, non mi ricordo, questa cosa non la so... ma farò una ricerca ovviamente. Cercherò di fare una ricerca veloce. Ovvero che il piano è lo stesso per i mondi. Dovrebbe essere come la storia di Sora. Ovvero il piano dovrebbe cambiare. Nel senso, questo è il piano interrato 10. Questo dovrebbe essere il piano interrato 10, non Agrabah. Ma il mazzo dovrebbe essere questo di Agrabah. Tipo, questo qua, visto che c'è il ciccio bandito, dovrebbe essere il deck di Agrabah. Quindi sì, spero di essermi fatto capire. Cercherò di fare una ricerca veloce. Allora, eliminiamo i nemici. E oh mio Dio, da questo piano in poi si guadagna XP, molto XP. Non come alla città di mezzo. Allora, risveglio marziale. Ora, datemi vita, per favore. Niente. Allora, qua se mi ricordo all'angolo c'era... Eccoti.
vieni qua. Che carta è? Terra di incontri che è utile. Perfetto. Allora, vita, grazie. Altri nemici o posso andare avanti? Sembra che li abbia finiti tutti. Perfetto. Allora, andiamo. Una carta 1. No. Terra di incontri, dai. Allora, perfetto, quello che volevo. I bariragni. Oh, i bariragni sono fantastici. Davvero, davvero fantastici. Ah, soprattutto nella storia di Riku, perché? Ah, perché si sconfiggono in fretta. Ora, poi questo mazzo è fatto veramente meglio di quello della città di mezzo. Ah, mamma mia. È messo bene, hanno più carte 7. Più carte alte, insomma. È molto meglio. Allora, una carta 1 non dovrei averle, no. Allora, carta 4, sì. Ha davvero fatto bene questo mazzo, eh. Allora. Allora. Ok, vita, che non mi serve ovviamente. Non so perché ora c'ho l'impulso di colpire le cose, visto che non sono più nella storia di Sora. Quindi sì. Allora, tanto per... Ok, grazie mille. Topolino. Ah, comunque, non so se ve l'ho detto. No, non dovrei averlo detto. Ma... Ok. Topolino, anche nella versione Game Boy Advance, alzava una carta. Quella carta... Intanto questa è l'uscita. Quella carta è la carta... tanto per vado su qua. Quella lì è la carta... Ora, se riesco a farvela vedere benissimo. Vieni qua. Carta è 2, ovviamente. Che schifo. Allora... È una carta bianca, l'avete vista? Perfetto. Quella carta è la carta... se ovviamente riesco a farvela vedere... eccolo lì. 8. Ah, è alle sue spalle. Ah, devo ricordarmelo. Allora. L'avete visto? Si sarà visto forse a malapena, spero di sì che si sia visto. Comunque, quello lì è il Keyblade dell'oscurità. È molto molto potente, quella carta. No, punti oscurità, ne ho davvero pochi. 12 non bastano neanche. Se arrivate a 30, 20, 25, anzi 26, 26, 30 avete praticamente fatto. Ora, retroattacco, guardate il danno. L'ho praticamente decimato questo coso. Oh, mamma mia, è davvero potente retroattacco. Allora, tanto per... No, me le voglio tenere, anzi. Per un bel danno, come dire. Allora. Fermati. Vieni qua. Quanto manca? 806. Meh. Oh, finalmente un altro bariragno. Io, ripeto, adoro i bariragni. Sono facili da sconfiggere e durano pochissimo. 4. Ricordo che se esplode è un piccolo problema perché non vi dà XP. Allora. No. Ok, l'ho preso in tempo. La carta 7 almeno. E poi danno tante XP. Uno solo da 20 di XP. È tanta tanta roba. Allora. Assolutamente no, vattene. Ok. Allora. Tanto per... Più o meno... No, no, fa più male coso. Fa più male il...
Dicevo, fa più male il ciccio bandito. Allora, tanto per... Aio. E beccati questo, mio Dio. Ah, no, davvero, io adoro, adoro quando Rico è in modalità oscurità. Fa un casino di danni che davvero wow. Allora, per favore. Ok. Allora, dov'è? Topolino? C'era Topolino ed è sparito, va bene. Ok, che carta è? Oh, stanza roulette. Perfetto. Ah, ripeto, stanza roulette è molto buona. Molto molto buona nella storia di Riku. Se vi mancano carte di salvataggio, usatela senza problemi. Ho controllato questa cosa tanto per... Almeno una cosa che ho controllato. I funghi neri nella fortezza oscura vi danno con percentualità alta, molto alta, la stanza roulette. Quindi se la volete andate a farmarle lì. Tanto li sconfiggete in fretta dopo che avete ottenuto la modalità oscurità. Non c'è assolutamente problema. Usate i duelli e fine alla fine. Sì. Allora, sono tre stanze, quindi tanto dopo mi alleno, non c'ho problemi. Allora, perfetto, l'ho trovato. Ero anche dentro, ma dettagli. Allora, così. Ecco, è esploso. Allora. Ah, che bello. Questo è quello che adoro di Riku, ovvero spammare X e trovare le carte giuste subito. Ah. Vabbè. Ah, poi ovviamente se usate come si chiama? Risveglio marziale. Sì, risveglio marziale. Ok. Se usate risveglio marziale, l'avversario, l'Heartless, quello che vi pare, l'Heartless meglio, avrà le carte basate sul vostro valore normale. Quindi ora faccio un esempio stupido. La carta 7 con risveglio marziale diventa 9. Quindi avete 9, 8, 6, 5, 9, 8, eccetera eccetera. L'avversario per una carta 9 che voi avete deve mandare per forza una carta 7, perché di regola voi avete carte 7. Quindi sì, è fantastico. Davvero fantastica questa cosa. Perfetto, beccato. Allora, te vai così. Perfetto. Ok. Tanto per. Ok. Tanto per. Tanto carta 7 ce l'ho subito. Ah, davvero, io adoro questi mazzi. I mazzi basati così li amo. Altri invece li odio da fare schifo. Ah. Allora, siamo a malapena 15 minuti, quindi sì, dai, ce la posso fare senza problemi. Ah. No, davvero, stavo mettendo a posto il video dello scorso episodio, che poi non è che lo stavo editando, lo stavo mettendo a posto nelle cartelle. Ho guardato e ho detto, cavolo, non ho il video per il prossimo giorno, sono veramente messo male. Ah, per il giorno dopo a questo video, quindi davvero wow. Allora, punti vita, ho già aumentato i punti oscurità. Ora, i punti oscurità potete aumentarli quanto volete. Non ci sarà mai un limite, ovviamente poi c'è un limite. Ma al momento potete aumentare senza problemi quello. Al posto di aumentare solo punti attacco, solo punti vita. Sì. Ok. Ok, 989. Allora. Ah. Comunque, ora, io sono molto avanti con le registrazioni. Molto avanti. Però, come ho già detto,
nella storia di Sora, io ci metterei circa 2 giorni per editare un video. Perché prima ovviamente dovevo tagliarlo, renderizzare, il mio programma di editing ci mette 2 ore a renderizzare, perché voglio fare cosa, io voglio recuperare vita. E alla fine sì. Ora con la storia di Riku almeno è più semplice, taglio tipo mezz'ora di lotte, di allenamento e vado a dritto. Quindi davvero la storia di Riku è una manna dal cielo per me. E forza. Ok. Allora, retroattacco. Che in realtà è retroattacco, ma vabbè. Oh mio Dio. Ok. Ok, carta 9 la voglio. No. Allora, sì, certe volte può succedere, ovvero di prendere e usare, che ne so, la carta Topolino per entrare in modalità oscurità. Purtroppo succede. È una cosa veramente brutta. Mamma mia, vieni qui. Ok. Curami. Very good. Ok. 24 di XP è tanta roba per il momento. Allora, se per favore quel ciccione vieni qua. Ciccio bandito. Beccato? Ok. Allora. C'è 2 colpi. Ho le carte mappa piene? Serio? Nice. Ok, allora voglio salire di un livello. Quanto mi manca? 500. No, 701. 7 o 5, vabbè. Ripeto, vi chiedo scusa, ma al momento devo andare veloce. Ora, non così tanto veloce, ma avete capito, insomma. Allora. Ok. Ah, comunque, se mi ricordo. Se mi ricordo, dovrebbe essere così. Così. L'ampiezza dell'esplosione di Topolino dovrebbe essere limitata, quindi se... Allora, vai. Se per favore questo coso... fatti beccare. Oioi. 32, 541. Ok. Qui. Ok. Allora. No, ripeto, fa più danno. Coso? Con retroattacco. Ah, sai cosa? Dormite tutti, dai. Ora è molto più facile. E anche beccarvi è facile. Ah, comunque. Ovviamente non dovrei neanche dirlo. Usare Topolino da solo vi fa recuperare più vita, dovrebbe essere ovvio. Se ne usate due in maniera separata, ovvero uno e uno. Però, se usate la tattica, mi esce 2 topolini, uno di valore 9 e uno di valore 0, usate prima quello di valore alto e poi usate quello di valore basso, così facendo recuperate più vita. È una tattica molto buona che quasi nessuno usa, compreso me. Io non la uso questa tattica perché voglio andare sulla potenza e aumentare subito i miei punti oscurità. Se per favore... Oh, vorrei usare un duello se è possibile. Però ovviamente nessuno usa carte alte come le mie. Carta 1, cioè fate veramente pena. Ok. Tanto per entro in oscurità e faccio robe. Mi sa che forse devo aumentare, ripeto, i miei punti oscuri. Ah, che bello spammare così. Dicevo, forse dovrò aumentare i miei punti oscurità. E direi che è una cosa buona. Forse. Ok. Ovviamente prima di arrivare dal boss vorrei curarmi. Quindi, se. Colpiamo questo tanto per. Niente. Qua nemici. Ok. Sì,
Siamo a 20 minuti, dovrei iniziare ad andare. Però, ok, perfetto, una carta 4. Tanto per... Ok, tipo ora. Ora io ho fatto ancora più danno e avrei recuperato più vita se faccio queste cose così. Ed è molto, ripeto, buona come cosa. E ripeto, è molto buona come cosa. Ecco, meglio. Allora. Adesso beccatevi questo. Anche voi. Allora, perfetto. XP a me. 54, quindi una lotta salgo di livello. Se ovviamente usciva un bariragno, ridevo, perché era la cosa più bella della vita. Forza, salgo di livello e poi vado avanti, giuro. Allora, forza. Tanto, sì, salgo di livello. Ecco. Forza. Allora, cosa posso aumentare? Punti attacco, ti prego. Ok. Allora, quanto manca? Due stanze. Allora, direi, attivo questa o no? Spazio inerte mi serve, come dire. Allora, queste assolutamente non devo sprecarle. Direi questa. Così almeno questa stanza è veloce, molto veloce, tipo. Basta che attacco per primo, uso malefica e poi devasto totale. Questo non è un bariragno, vabbè. Allora, una carta 1 che io ho, ovviamente. Ho una carta 1? Vabbè, dai. Ok, dov'è? È laggiù. Gioco fai schifo. Ora io scommetto, quando avrò bisogno di un punto di salvataggio e dovrò usare i mondi combinati, non uscirà mai. A parte avevo detto voglio andare a vita piena contro il boss. Vabbè. Però cavolo. Oh. Allora, carta 5 verde. Questa, ripeto, non posso usarla. Userò questa. E ora boss. Ehi, Jaffi, come stai? Ah, io per niente bene, visto che non ho una, neanche una carta 8. Allora, Iago? Non scappare, pennuto del malaugurio. Allora, carta è? Così ora è più facile beccarti, pennuto. Fatti beccare ancora. No. Non avrei dovuto farlo, lo so. Ora, non usate i duelli qui. I duelli non servono assolutamente a nulla. Perché? Ok, lì. Perché ovviamente, come dire, attaccare Jafar è praticamente inutile. Ora, tanto per... Mio Dio, che roba. Anche questo è inutile. Ora, esplosione sacra dura veramente poco. Ma veramente poco. Non so se ve l'ho detto, vabbè. Comunque, a parte questo, sì, è molto facile la boss fight di Jafar. Se ovviamente entro... Forza, attacca. Attaccami, carta 8, tipo. Very good. Ora, ho sprecato... Sì, ho sprecato un po' di carte.
Ora voglio entrare in modalità oscurità perché voglio finirti bene, Iago. Io ti odio. Ok, forza attacca. Tanto per... Addio! E abbiamo fatto molto facile, molto molto facile rispetto alla guardia di ferro. Davvero, la guardia di ferro io la odio. Ha sempre quella tattica del cavolo, ovvero usare sempre carte alte e voi dovete per forza usare i duelli per riuscire ad avvicinarvi. Ora, io ovviamente devo farmi queste due stanze di allenamento. Questa l'ho fatta, vero? Questa qui mi sembra di averla fatta. Una parte. Sì. Vabbè, faccio questa e poi ci vediamo nel riposo dell'eroe. Quindi, a tra poco. E ho finito. Perfetto. Oh, ci ho messo davvero poco, ma abbastanza. Tipo una ventina di minuti più o meno. Allora, sono al 19. Ho di nuovo il limite massimo di carte, grazie. Allora. 16 d'attacco, 200 di vita e 16 punti oscurità. Ok, adesso possiamo proseguire. Consiglio, salvate ora. Ora dovete salvare assolutamente. Quindi, muoviti gioco per favore. Vai. Perfetto, e ora... Castello dell'Oblio. I take it you're Riku. Are you with Ansem? You are half correct. Let us say that he is not the Ansem with which you are familiar. He is Ansem, and he is not Ansem. Perhaps a nobody best conveys the idea. Riddles were never my thing. Try again. He belongs to neither the light nor the dark, but walks the twilight between. Oh. Catching on now? Oh, yes. You also stand in between the light and the darkness. It appears we have much in common. Maybe. Like you said, there really is darkness left inside of me. But so what? Darkness is my enemy. And so are you for reeking of that awful smell. Oh, so it's a fight you want. Very good. I shall take you on. Ed ecco Vexen. Però non era andato KO contro Sora? E vabbè, sì. Queste due storie sono allo stesso tempo. Per chi non l'avesse capito. Allora, meno male abbiamo le zero. Ve l'ho fatto vedere nello scorso episodio questo mazzo. Mamma mia. Ok, vai. Comunque, state attenti perché se non fate il fermacarta, Vexen parerà il vostro attacco, quindi state molto attenti. Ok. Adesso, meno male abbiamo una gran pozione in fondo, forza. Ok. Allora, tanto per... Ok, e ora? Ma perché le zero sono così lontano davvero? Wow.
Allora, dov'è? Visto? Me l'ha parato senza problemi. Tutta la combo. Allora, ve la volevo far vedere tanto per... Ora, aura oscura. Devo finirti. Per obbligo con aura oscura. No. Ok, stunnato. E ora, questa sarebbe la combo per shottarlo. Il secondo colpo della combo di Riku stunna. Ok. Experiment sarai tuo. Ah, mio Dio, questo coso fa male. E tanto perché sì, sì, riprendi le carte, tanto non è problema. Ah, è vero! No! Ah. Oh mio Dio. Nella cosa di Riku, purtroppo, mio Dio. Ah, purtroppo io e questo mazzo non andiamo tanto d'accordo, si sarà capito. Comunque, Riku... Ok. Tanto per... non può recuperare... O meglio, non può usare le carte oggetto quando è in modalità oscurità. Quindi... Se... I find coursing through you, there is a darkness of formidable power growing, well worth the trouble of aggravating you. All this excitement has provided me with invaluable data. What? Many thanks, Riku. It was a trick all along. E abbiamo finito. Perfetto. Ah, Vexen, Vexen. Oh, già quanto sei irritante. Comunque, dicevo, durante la modalità oscurità, ora posso dirvela con più calma, è impossibile usare le carte oggetto. Purtroppo sì, ma sarebbe troppo OP. Volevo finirlo in maniera stilosa con l'onda d'urto di aura oscura, però vabbè. Ora, purtroppo, aura oscura ha un piccolo difetto. Viene parata facilmente dai boss, ed è una cosa davvero brutta, ma davvero davvero brutta. Comunque, a parte questo, livello 20, oh, meno male. 17 di attacco, 16 punti oscuri e 200 di vita. Va abbastanza bene per il momento. Ok, abbiamo finito. Very good. Quindi, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts, Chain of Memories, Reverse, Rebirth, andremo in un nuovo mondo. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!